Per me è molto molto importante che il governo mantenga la sua autorevolezza e spero che si possa adesso, insomma, andare avanti, e spero che il nuovo ministro Alessandro Giuli possa continuare bene l'ottimo lavoro che aveva fatto Gennaro Giuli. Presidente, solo ancora una battuta e passiamo da tutto su quella specie di appello che le ha rivolto Maria Rosaria Boccia quando ha detto non si può rivendicare la dignità di una donna offesa e le sue figli a rifarsi al tempo. È un appello di un paese. Allora, guardi, non credo di dover insomma mettermi a pattibeccare con questa persona. Posso dire solamente, ma non lo dico sul caso specifico, lo dico per le tante donne che hanno guardato a questa vicenda probabilmente come l'ho guardata io. La mia idea su come una donna debba guadagnarsi il suo spazio nella società è diametralmente opposta da quella di questa persona. Lei ha ricordato all'inizio la sua presenza a Cernobbio 2 anni fa. Io ricordo un punto che aveva nel suo intervento, che diceva: se l'Ucraina cade e l'Occidente perisce, il grande vincitore di domani sarà non solo la Russia, ma la Cina di Xi Jinping. È quello che sta accadendo, e tra l'altro, voglio dire, rispetto alla questione ucraina, c'è appena finito un bilaterale con il presidente Zelensky, che qualcosa ne andrà anche, come dire, chiesto rispetto alla questione di come non possa tenersi quella posizione. Guardi, intanto grazie per questa domanda e per come la pone, perché io e lei abbiamo incredibilmente avuto la stessa idea. Nel senso, dicevo prima che l'ultima volta ci siamo visti quando ero qui all'opposizione, cioè quando eravamo in campagna elettorale, io ero ancora all'opposizione, e abbiamo parlato quella volta di molti temi strategici. Allora sono andata a rivedere che cosa avevo detto 2 anni fa, per capire, no, quanto di quello che, che per me è sempre importante ricordarlo soprattutto a me stessa, quanto di quello che avevo detto in quell'occasione poi è stato anche oggetto di quello che è stato il mio lavoro in questi 2 anni, di quello che ho fatto.